La prefettura di Barletta Andrea Trani è da ieri un luogo cardioprotetto. 16 dipendenti hanno seguito un corso di formazione organizzato dalla comunità IRCA, prendendo le sequenze di rianimazione di base in caso di arresto cardiorespiratorio, la corretta modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico presente in struttura e le manovre per la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Alla fase teorica svoltasi in mattinata è seguita quella pratica nel pomeriggio, con le manovre salvavita applicate sui manichini messi a disposizione dai formatori. Il corso, spiega il prefetto Maurizio Valiante, rientra in un più ampio quadro di iniziative tese a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela della salute dei dipendenti. È un'indicazione anche ministeriale, il Ministero della Salute, che ci tiene molto a sensibilizzare le pubbliche amministrazioni a che sia formato il personale per tutta l'attività di pronto intervento. Sono tecniche particolari che devono essere sicuramente patrimonio di conoscenza del personale, in considerazione del fatto che è un luogo a forte esposizione di rischio. Tra l'altro abbiamo qui un defibrillatore collegato con la centrale del 118 e quindi ritenevamo opportuno utilizzarlo. Cioè, speriamo di non utilizzarlo, comunque di saperlo utilizzare in occasioni di urgenza. Alla fine del corso è seguita la consegna degli attestati ai partecipanti. Soddisfatti per il risultato conseguito, i formatori della comunità IRC, che gratuitamente si impegnano a diffondere in Italia la cultura e l'organizzazione della rianimazione cardiopolmonare. Facendo questi tipi di corso e lavorando sulle persone comuni, abbiamo visto che l'arresto cardiaco in parte può essere combattuto. In Italia muoiono un sacco di persone all'anno per arresto cardiaco, quindi questa è la chiave che può portare sul territorio una minor quantità di vittime che purtroppo affligge questo tipo di problematica.